è la nostra festa, la festa della nostra fede cristiana. Non so se possiamo con massima verità poter dire dietro gli apostoli, colui che è dinanzi a noi, noi l'abbiamo conosciuto, noi l'abbiamo toccato, noi lo adoriamo. Ma oggi, se proviamo la grandissima gioia per la manifestazione di Gesù, questa gioia si allarga, perché non è riservata solo a noi. Il Signore apre le sue braccia non solo verso i Suoi, del resto da parte dei Suoi ha ricevuto tanti rifiuti, sempre i lontani erano più vicini a Lui. I magi sono andati a trovarlo, quelli vicino non sono andati a trovarlo. Ma oggi riceviamo la prima testimonianza di quello che Dio può fare all'uomo. E sono i primi pagani, i magi sono i primi pagani che vengono ad adorare il Figlio di Dio. Questo ci dice, cari fratelli, che ci parla del piano di Dio. Il piano di Dio è il piano della salvezza. Dio vuole salvare tutti gli uomini, al di là della razza, della posizione, al di là dello Stato, al di là della posizione geografica, ecco, vuole salvare ogni essere umano. E se i pagani sono giunti ad adorare il Signore, questo ci dice che a tutti è data la possibilità di amare il Signore, di accoglierlo, di conoscerlo, a tutti. E noi abbiamo queste testimonianze nella vita di Gesù. Come non pensare a un altro pagano, centurione, il quale disse a Gesù: Signore, sì, vai, vieni a casa mia per guarire il malato, perché tu puoi tutto. E quando Gesù vuole andare a casa sua, dice: no, mi basta la tua parola, perché io non sono degno che tu entri nella mia casa, perché io sono pagano. E Gesù ha esaltato la fede di questo centurione. Arriverà il giorno in cui veramente tutti i popoli lo adoreranno. Sì, arriverà un tale giorno. Tutti i popoli della terra, come dice il Salmo responsoriale, adoreranno il Signore. Arriverà il giorno in cui tutti i popoli si batteranno il petto e invocheranno la grande pietà, la grande misericordia. La salvezza. Dio l'ha preparata per l'uomo. L'uomo è da amare, l'uomo è da salvare, da guarire, da perdonare. Questo ci dice il bambin Gesù con le sue braccia spalancate e con lo sguardo verso tutti. Perché l'uomo per Gesù non è mai perduto, mai finito. Gesù non ha mai condannato nessun peccatore. È andato sempre a privilegiato di andare da loro per mostrare la vicinanza,
alla debolezza, perché l'uomo non si identifica con il male che ha compiuto. L'uomo coincide con le sue potenzialità di bene. Un peccato non rivela l'uomo. Il male non è rivelazione della verità dell'uomo. In ogni uomo, anche il più smarrito, c'è la scintilla divina. E a Dio basta questa scintilla per sgorgare da essa una nuova fiamma. Perciò ci presentiamo davanti a Gesù e chiediamoci: ma voglio essere salvato? Lavoro per la salvezza? Collaboro con il Signore per essere salvato io e il mio fratello? La salvezza è per noi veramente un unico e sommo bene? L'Epifania vuole donare a chi non conosce ancora questa verità questa certezza. Dio continua e deve continuare a manifestarsi. Come? Questa Epifania deve avvenire attraverso ognuno di noi, attraverso il nostro credo, attraverso la nostra esperienza di Gesù, attraverso il nostro amore verso Gesù. Ogni battezzato deve essere Epifania di Dio. Dinanzi agli offuscamenti culturali, dinanzi ai comportamenti sbagliati, lontani dalla logica di Dio, a questi comportamenti assistiamo tutti i giorni in questo nostro mondo. Ecco, il cristiano deve dissipare ogni ombra, deve illuminare le coscienze degli altri uomini. Noi non possiamo permettere che un malato sia trascurato. Non possiamo. Non si tratta di fare una rivoluzione in un paese, di andare per le strade e spaccare tutto in segno di proteste. No. Si tratta di risvegliare le coscienze di tanti fratelli che ancora non vivono nel buio, non conoscono la bellezza della vita che ha portato Gesù con la sua nascita. Non possiamo chiudere gli occhi e vedere quanto i carceri si riempiono di tanti fratelli, di tanti giovani. La maggioranza qui vicino a Regina Coeli è pieno dei giovani. Non è colpa dell'uomo quando è caduto per terra, quando è solo o vive nella solitudine o vive nello smarrimento, nella confusione interiore mentale. Non è colpa sua. C'è il nemico di Dio che attacca ogni giorno i figli di Dio, ogni giorno fa seminare il dubbio, incertezza, la cultura della morte. E il cristiano deve ad ogni costo, aiutare questi fratelli di uscire da queste situazioni. Ma per compiere questa missione, per essere Epifania di Dio, dobbiamo fare noi l'esperienza di Dio, incontrarsi con Dio, parlare con Dio, dialogare con Dio. Si tratta di una
decisione per seguire Gesù in tutte le sue fasi, in tutte. Entrare nella sua vita di gioia è forse più facile, ma entrare nella sua vita di luce, quando Gesù proclama l'amore per nemici, quando Gesù proclama il perdono ai persecutori, quando invita a prendere la croce e seguirlo, a rinnegare se stessi. È più difficile entrare nella vita e sofferenza di Gesù e salire insieme con Lui, come hanno fatto beati e santi, sulla croce. Dobbiamo orientare così la nostra vita, perché c'è qualcuno che si comporta in modo falso nei confronti di Gesù, e oggi abbiamo conosciuto di nuovo questa persona, Erode, un falso, un menzognero. Vuole sapere dove si trova bambino Gesù per andare ad adorarlo. Ma questo non è vero. Perché lui vuole eliminare Gesù? Perché teme che se veramente questo bambino è il re dei giudei, allora possa prendere il suo posto. Noi dobbiamo, sin dall'inizio del nuovo anno di questo Natale 2015, scegliere quale atteggiamento adottare nei confronti del Natale di Gesù. Perché questa venuta nella nostra vita potrebbe essere considerata per noi un pericolo. Allora noi potremmo avere reazioni simili a quella di Erode. Vogliamo sopprimere Gesù, oppure far tacere il Vangelo. Non parli così. Ecco, si cerca di eliminare le croci dagli ospedali, perché certo, accanto al malato la croce, è difficile trattare male il malato e vedere la croce, perché ognuno di noi ha la coscienza. Allora si cerca di eliminare questo, far tacere la parola di Dio. Quanti sacerdoti uccisi, non solo nelle terre lontane, ma anche nella nostra Europa, con le radici cristiane. Tacere la parola di Dio, tacere, far tacere il magistero della Chiesa, perché disturba, perché è scomodo per tanti. Allora se noi seguiamo una tale strada, tale tendenze cattive, certo Gesù viene sentito da noi come un fastidio, come un ostacolo da eliminare. Ma c'è l'esempio dei magi. Loro non è che hanno fatto qualcosa di grande, loro si sono lasciati condurre dalla luce, loro hanno fissato lo sguardo verso il cielo, hanno seguito la stella. Chi segue il cielo, chi segue la voce di Dio che si fa sentire nella coscienza, giunge ad una gioia grandissima e giungerà alla salvezza. Il Vangelo di oggi si conclude portando l'esempio dei magi, l'evento dei magi che portano i loro doni a Gesù. Da qui anche la tradizione di offrire oggi, dopo Natale, di nuovo qualche dono. Vorrei dirvi questo: cosa Gesù vuole da noi? Ecco,
dobbiamo mai arrivare a Dio a mani vuote. Ecco. Mai arrivare a mani vuote. Quando arriviamo davanti a Gesù, ce lo dobbiamo chiedere: Signore, che cosa ti ho portato? Che cosa? Noi non possiamo nulla regalare a Dio. Oro, altre cose, niente, sono nulla nei confronti della sua onnipotenza, del suo amore e misericordia che offre a noi. Ma noi gli possiamo portare il nostro peccato. Noi gli possiamo portare quella fiducia: io confido in te, io dono a te la mia vita così com'è, e il Signore sarà capace a riempire questa vita delle sue grazie, perché siamo noi, cari fratelli, il dono più prezioso. A Dio basta che ci presentiamo davanti a Lui, quando Lui sempre ci aspetta e noi abbiamo bisogno di Lui, perché senza Dio veramente siamo poveri e il peccato rimarrà sempre dentro. Solo Lui può toglierlo. E allora ricordatevi sempre tre cose: cercarlo è già un grande dono che possiamo fare a Gesù. Cercarlo ogni giorno. Secondo, trovarlo. Trovare Gesù porterà ad una immensa gioia nel nostro cuore. E terzo, adorare Gesù. Cercare, trovare e adorare, perché chi adora Gesù allora entra nell'intimità con Gesù. E quando si entra nell'intimità con Gesù, come disse Paolo, per me non sono più io vivo, ma Cristo vive in me, allora questo è paradiso. È veramente inizio del paradiso. E preghiamo che questo avvenga. Oggi abbiamo annunciato il giorno di Pasqua, quindi tanti incontri ogni giorno per mezzo della Santa Madre Chiesa, può essere una messa, adorazione, feste dei santi, beati. Cerchiamo, sull'esempio di Santa Faustina, che veneriamo in questo santuario, che ha saputo cogliere in ogni festa, in ogni santa festa della Madonna, cogliere qualcosa di concreto per il suo cammino verso la perfezione. Sia lodato Gesù Cristo. Io